Siamo qui fino al 20 di novembre con questo Coburn, no? Con questo Gingham. Che mi sembra che tu, io ero un po' più giovane, ma l'abbiamo fatto qui, mi sembra, un più di 20 anni fa. 20 anni fa, tu eri un bambino. Sì. Sì, quanto mi dai adesso? Sì, l'abbiamo fatto qua 20 anni fa, Valeria e io. Beh, le cose sono un pochettino cambiate, anche perché proprio... Non sei cambiato per niente, però, tu, non dico, non è un complimento, non è... No, è una plastica che è riuscita bene, no. Sì. Cioè, no, dicevo, è cambiato il tipo di interpretazione di Gingham, perché allora quando l'abbiamo fatto era decisamente sul brillante, sul comico, sì, eccetera, mentre la regia di Francesco Macedoni è andato un pochino più in profondità sulla solitudine. Non diciamo il finale. No, è andato un pochino più in profondità. Sì, io lo so, perché tutte le volte quando io vado in camerino, lei arriva da dietro, chi arriva? Valeria, Valeri, eccola qui, il mio amore. Stava dicendo Paolo. Non è un musical, l'aria è quella del musical. No, non cantiamo. Non è una tragedia. Però balliamo, vero? Sì, insomma, un balletto lo facciamo finta, insomma. Ballare, sì, che lei non è molto per 20. Per 20 giorni si può, noi speriamo di avere sempre tutto esaurito, però tornano nel mio teatro dopo 10 anni. Ah sì, sì, che, sì. Non, che non ci vedevamo qui a, sì, San Babila. Qui a San Babila, sì. È una casa, tempo, diciamo, sì, che Valeria, sì. È il mio amore, Paolo, diciamo che non posso dire, non che il mio amore sono diventa un problema, però è la coppia del teatro italiano. Allora, diciamo due parole, perché devono venire a vedere Gingham? Perché è una bella commedia. Perché ci sono io. Modestamente. Perché allora, ci sono io. Perché ci sono loro due. Allora, vi aspettiamo al Teatro San Babila fino al 20 di novembre. Primo piano su di loro, io esco. Vi aspettiamo, eh.